La definizione della filosofia come critica della tradizione o critica delle rappresentazioni della tribù proposta da Cornelius Castoriadis è un buon punto di partenza per capire Socrate. Osservava infatti Castoriadis che l'origine della filosofia non è la domanda su cos'è l'essere, perché altrimenti si dovrebbe guardare alle risposte potenti date dai Bantu, dai cinesi o dagli indiani, ma piuttosto la domanda su cosa dobbiamo pensare. La filosofia, notava Castoriadis, è che sono libero di pensare, sono libero di interrogarmi, che non sono bloccato dal fatto che la verità è già stata detta. Nel discorso religioso, proseguiva, c'è strutturalmente un grande blocco. Bisogna che in qualche modo si giustifichi che ciò che si dice è compatibile con ciò che nostro padre, che è lassù, ha detto e che è consegnato nei testi canonici. Beh, non c'è questa verità ultima. Questa è la questione che si pongono i greci e l'origine della filosofia. La gente credeva che... Poi arrivano i filosofi a domandarsi cosa si deve pensare e poi cosa si deve pensare di ciò che si deve fare, cosa si deve pensare della città, della giustizia. In altre parole, arriva Socrate. Nella seconda metà del V secolo, Atene, capitale di una cultura internazionale e teatro dell'insegnamento dei sofisti, conobbe in Socrate un nuovo protagonista. Era una figura enigmatica per molti aspetti. Socrate era infatti un uomo brutto, simile a un sileno, una creatura dei boschi, nella città della Calocagathia, la città in cui si pensava che il bello è anche buono per necessità e che ciò che è buono debba essere anche bello. Un altro aspetto indecifrabile per i suoi contemporanei era che Socrate donava il suo tempo e il suo sapere, restando orgogliosamente povero davanti all'insegnamento professionistico dei sofisti. Il sapere per lui era dono, non una merce. Come dirà poi Aristotele, per l'appunto contro i sofisti, la scienza e il denaro non si misurano con lo stesso metro. Ma c'è di più. Socrate infatti non solo non si faceva pagare per il tempo che dedicava alla discussione pubblica, ma sosteneva anche di non sapere. Era evidentemente un sapiente, tant'è vero che gli ateniesi lo presero per un sofista, che diceva però di non aver nulla da insegnare. Si trattava, insomma, incredibilmente, di un sapiente che diceva di non sapere e di un giusto che preferiva preparare la democrazia piuttosto che prendere parte attivamente alla vita decisionale della polis.